artisti diversi, con sensibilità e culture non contigue, che condividono però affinità, corrispondenze, una somiglianza di famiglia, una rete di consonanze, un repertorio di posture. Innanzitutto, questi artisti rifiutano le teorie estetiche novecentesche secondo cui la pittura è esperienza pura, indipendente da vincoli politici, religiosi ed etici, rivolta a dar voce solo all'interiorità del creatore. Secondo molti artisti del XX secolo, l'arte non deve riflettere le condizioni storiche della propria epoca, non ha nessun obbligo perché basta se stessa, rivendica una sorta di diritto al disimpegno e sceglie di rifugiarsi dentro la parentesi protettiva del silenzio, sorda a qualsiasi appello alla coscienza sociale, indifferente nei confronti degli eventi e delle miserie che tormentano gli uomini. Inoltre, molti artisti politici del nostro tempo si pongono in antitesi rispetto alle scelte dei protagonisti del concettualismo, inclini a trasformare l'arte in un sistema esatto e autonomo, fermo e immune dal fuori, basato su alcune unità di base elementari, finite, costanti, prive di significati denotativi e connotativi. I libri sono gomitoli di storie che si intrecciano e si mescolano tra loro. Sono emozioni ed esperienze, ma anche territori inesplorati. Per iscritto è il podcast nato per esplorare questi territori di storie assieme a chi le ha scritte. Io sono Marzia Tomasin e questo è Per iscritto, la voce dei libri. Quello che avete ascoltato è un estratto dal libro Artivismo, Arte, Politica, Impegno, scritto da Vincenzo Trione e pubblicato da Einaudi. Vincenzo Trione è professore ordinario di arte e media e di storia dell'arte contemporanea presso l'Università Ulm di Milano. È presidente della Scuola dei Beni e delle Attività Culturali e direttore dell'Enciclopedia Treccani dell'arte contemporanea. Vincenzo Trione in questo libro ci presenta una nuova forma di arte politica che si sta affermando sempre di più, l'artivismo. Ne sono protagonisti gli artivisti, artisti intellettuali che realizzano opere che raccontano i mali del mondo. Guerre, povertà, migrazioni, disastri, colgono i lati più oscuri del presente, si tuffano nella cronaca e prendono posizione. Artisti che si impegnano in atti concreti, coraggiosi, visionari per immaginare un altro presente. Ascoltiamo l'intervista al professor Vincenzo Trione. Professor Trione, benvenuto per iscritto. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi diamo voce al suo ultimo libro che si intitola Artivismo, Arte, Politica, Impegno, e Einaudi è l'editore. Professore, lei dopo essersi più volte imbattuto nel dibattito critico sulla disomogeneità e la dissonanza dei paesaggi dell'arte contemporanea, che cosa ha fatto? Ha provato a osservare quello che è successo nel mondo dell'arte, diciamo dal 2000 a oggi, e ci mostra attraverso questo suo testo l'esistenza di un movimento trasversale che non ha avuto un'enunciazione teorica e che è fatto da artisti che sono molto distanti tra loro da un punto di vista geografico, anagrafico, antropologico e culturale, ma che condividono una volontà precisa, ovvero quella di dar voce a una sorta di vocazione politica dell'arte. Dopo decenni di disimpegno, professore, qual è dunque il nesso che lega arte, politica e impegno? Intanto io partirei da un punto fondamentale che lei nella sua introduzione ha sottolineato, e cioè che molto spesso quando la critica si è limitata a descrivere quello che stava succedendo nell'arte del XXI secolo semplicemente come un tempo nel quale declinavano i gruppi, le tendenze, gli indirizzi prevalenti. Al contrario, se si ripercorrono le grandi esposizioni internazionali, dalle Biennale di Venezia, la Documenta di Kassel, le fiere più rilevanti, ci si accorge che senza dirselo, in maniera quasi inintenzionale, alcuni artisti di generazioni diverse, provenienti
da realtà geografiche e culturali molto distanti tra di loro, avvertivano il bisogno di sottrarsi sostanzialmente a due grandi indirizzi prevalenti dell'arte del XX secolo, della seconda parte del XX secolo, ovvero l'indirizzo citazionista, cioè il gusto di riprendere, citare modelli del passato, e dall'altra parte un gusto in qualche modo dadaista. Ed è emersa con grande forza questa vocazione politica all'arte, cioè un bisogno di riaffermare con forza attraverso l'arte le ragioni dell'impegno. Mi fa piacere però sottolineare che non si tratta di una trovata del XXI secolo. A me piace descriverlo come una sorta di grande fenomeno carsico che ha attraversato le arti, che idealmente muove dalla grande pittura di Goya. Tocca un momento rilevante con l'arte di Géricault, ad esempio, arriva a un punto decisivo con l'opera di Picasso, ma anche di Otto Dix, anche di Max Ernst in parte, e arriva alla grande stagione di autori come Guttuso, ma ancor prima Fautrier. Credo che uno dei momenti più rilevanti della storia della pittura del XX secolo sia rappresentata dalle opere ispirate ai campi di concentramento di Fautrier. Poi questo fenomeno a un certo punto sembrava essere sparito nel tempo, in qualche modo, dell'arte analitica e dell'arte concettuale, poi è riaffiorato nel nostro tempo. E mi fa piacere sottolineare con lei e con gli ascoltatori che si tratta di un fenomeno in cui l'arte è in stretto dialogo con quello che succede in altri linguaggi. Io nel libro, nella prima parte del libro, ho provato a parlare di una sorta di sorprendente confluenza in cui gli artisti, gli scrittori, i cineasti, gli autori di graphic novel, i filosofi si trovano insieme a condividere le stesse esigenze, le stesse istanze. C'è come se fosse una coinè diffusa che attraversa linguaggi, pratiche e confluisce all'interno delle stesse, afferma con forza le stesse urgenze, le stesse necessità. Ecco, se noi ora volessimo provare a tracciare una sorta di identikit dell'artivista, come dicevamo prima, gli artivisti sono molto diversi tra loro, ma nella loro diversità, per essere dei veri attivisti dell'arte, devono avere alcune caratteristiche in comune. Quali sono queste caratteristiche, professore? Ma le direi innanzitutto l'idea che l'arte opera nel mondo, viene dal mondo e va verso il mondo. Altro punto decisivo, riaffermare con forza le ragioni della visività, della riconoscibilità. Dopo decenni di arte concettuale, di arte ripiegata su se stessa, invece c'è bisogno con forza di affermare le ragioni di un'arte che quasi fotogenica, cioè attenta al piano della forte riconoscibilità. È come se gli artivisti volessero segnare il passaggio dalla poesia alla prosa, da un'arte appunto in qualche modo lirica, un'arte che invece sceglie le ragioni dell'immediatezza e certamente guarda anche al cinema, alla fotografia, al documentarismo. C'è una dimensione molto forte di carattere testimoniale e documentaristico. Se io le dovessi dire in una battuta, io credo che la celebre frase utilizzata da Pasolini per parlare del cinema come lingua scritta della realtà racconti in maniera perfetta quello che gli artivisti fanno. E lo fanno assegnando un'importanza decisiva al rapporto con la cronaca. Ecco, la cronaca, il rapporto con alcune emergenze del nostro tempo, e sono emergenze che la cronaca quotidiana ci consegna. Penso all'emergenza ecologico-ambientale, penso all'emergenza legata alla questione, al dramma dei migranti, penso all'emergenza delle nostre periferie urbane. Sono tutte forme di emergenze con le quali gli attivisti si misurano. Ad accomunarli c'è un'idea di raccontare soprattutto il volto opaco del presente, ovvero la dimensione del male, del dolore, delle lacerazioni. Le opere è come se fossero delle forme di scrittura del disastro.
e dei racconti visivi delle cronache in diretta, poetiche ovviamente, dell'inferno del presente, di un'apocalisse che non è più trascendente ma immanente, si è insediata nella nostra quotidianità. Mi capita di ripensare spesso a una frase illuminante di Paul Éluard che diceva: esiste un altro mondo, ma è in questo. Ecco, io credo che un po' qui sia il senso dell'opera degli artivisti. E professore, anche pensando a quello che ha detto sulla diversità dei temi trattati, quindi il fatto che molti artisti si confrontano con alcune urgenze civili, sociali, pensiamo a quello che sta succedendo, a questa guerra scoppiata in un momento in cui non ce l'aspettavamo proprio, non credevamo che fosse possibile, allora questo diventa paradossalmente un momento di grande ispirazione per questi artivisti che possono magari anche provare a fare qualcosa con la loro arte per cercare un po' di cambiare le cose. Quindi penso che la potenza dell'artivismo si possa vedere anche in questo. Assolutamente sì, credo che quello, la stagione, i giorni che stiamo drammaticamente attraversando attendono voci, interpreti capaci di mettere, di rivelare quello che sta accadendo. Non ci sono ancora, mi permetto di segnalare tra le opere ispirate a quello che sta succedendo, quelle che ha le opere che sta postando sul suo profilo Instagram, Beeple, che molti degli ascoltatori ricorderanno in quanto probabilmente la figura più rappresentativa del fenomeno della crypto art e degli NFT, e altri artisti come Jenny Holzer. Invito sempre gli ascoltatori a guardare il profilo di Jenny Holzer, che ha realizzato delle opere ispirate a quello che sta succedendo. Anche Yoko Ono ha fatto un lavoro ora ispirato a questo. Gli artisti si stanno muovendo, e questo però mi consente di condividere anche con gli ascoltatori un punto fondamentale, ovvero che è un po' il nodo del lavoro degli artivisti, cioè di pensarsi come intellettuali. L'artista come intellettuale, non solo come uomo del mestiere. Ovvero l'artista come intellettuale ha alcuni obiettivi fondamentali, che è quello innanzitutto di dire la verità. È una frase che amava ripetere Alberto Moravia, che amava ripetere Said, cioè l'intellettuale è colui che si propone di dire la verità senza sottostare a compromessi, che vuole rappresentare che sta succedendo. Talvolta si limita, tra virgolette, a una posizione. Si mette in una torre di guardia dalla quale può osservare ciò che sta succedendo, con un atteggiamento appunto testimoniale o documentaristico. Altre volte invece si propone di intervenire attivamente nel corpo della realtà, immaginando delle forme di redenzione. È come l'artista che si fa attivista. Dunque, l'artivista sceglie di stare dentro la tempesta, sceglie di abbracciare quella che Hannah Arendt chiamava la vita attiva, rifiuta ogni forma di indifferenza e di diserzione, non si limita a rappresentare, ma vuole entrare attivamente nel corpo della polis. Lei prima ci ha ricordato le caratteristiche che hanno in comune gli artivisti, che poi però possono prendere delle direzioni diverse. Cioè ci sono gli artivisti che sono una sorta di cronisti che rappresentano i fatti più drammatici della cronaca, attingendo ai materiali che arrivano dalla televisione e dal web, e artivisti che sognano di cambiare il mondo, di migliorarlo e che vogliono incidere sul tessuto sociale. Tra questi ultimi c'è Ai Weiwei, che per lei, tra l'altro, nel libro assieme a Bansky e Steyerl, sono anche degli intellettuali che, citando Umberto Eco, riescono a essere insieme integrati e apocalittici. Si può parlare di artivismo un po' più puro, come nel caso di Ai Weiwei, e di artivismo forse più mediato, nel senso che trae ispirazione da ciò che in un certo senso già è stato portato a conoscenza del mondo e quindi in questo senso è mediato. Io credo che ci sia un tema fondamentale, ovvero del nostro rapporto con il volto opaco del presente.
con le lacerazioni, con i disastri del presente. Prima lei parlava della questione del dramma della guerra in Ucraina, che evoca un po' quelle rovine delle quali ha scritto Walter Benjamin in Pagina memorabile di Angelus Novus. Ecco, in molti artisti il rapporto con il volto opaco del presente è mediato dai media, ovvero molti artisti si misurano con quello che sta succedendo fanno una selezione attraverso la quantità di materiali che viene offerta dal sistema della comunicazione, dalla semiosfera, dall'infosfera. E gli artisti provano ad estrarre dalla nube mediatica che ci circonda alcune immagini che vengono in qualche modo salvate e rese eterne. Dall'altro lato, altri artisti invece scelgono di evitare le forme di mediazione, quelle appunto di cui stavamo parlando adesso, e vogliono attivamente entrare nella vita delle persone. Soprattutto lavorano a contatto diretto delle comunità, fino quasi ad arrivare a dissolvere l'opera d'arte in una forma di gestualità legata all'esperienza quotidiana. Accade così che tanti artisti lavorino con piccoli gruppi sociali, realizzino delle opere che vogliono aiutare a prevedere delle forme davvero concrete di miglioramento delle vite di queste persone. E nel libro dedico un lungo approfondimento, ad esempio, ai collettivi, al fenomeno dei collettivi di artivisti che si muovono esattamente in questa direzione. Nel libro, professore, lei fa due cose, cioè descrive il fenomeno individuando alcune aree prevalenti della vocazione politica dell'arte del nostro tempo e insieme cerca di assumere una posizione critica nei confronti di alcune esperienze. Qual è il rischio che si può correre nel tentativo di fare arte politica? Guardi, tocca il punto a cui paradossalmente tengo di più, cioè il libro si muove su tre fondamentali. Il primo registro è quello fenomenologico, descrittivo, cioè ho provato a mappare un fenomeno che a parer mio è il fenomeno decisivo dell'arte del XXI secolo, appunto l'arte politica, l'intreccio indissolubile tra arte e politica in te. In questo ho pensato artivismo come un pannello ulteriore del politico a cui sto lavorando sull'arte del XXI secolo, il cui primo momento per me fondamentale era il libro che ho pubblicato un paio nel 2018 da Einaudi intitolato L'opera interminabile. Il secondo momento, quello più strettamente interpretativo, cioè ho provato a interpretare, a far emergere le ragioni teoriche che stanno dietro il fenomeno dell'artivismo, sollevando tuttavia, e questo è il terzo momento, delle critiche. Le critiche vanno almeno in alcune direzioni fondamentali. La prima, io sono molto severo nei confronti di quelle esperienze, per esempio i collettivi, che tendono a trasformare l'arte in un evento, avrebbe detto un filosofo francese che si chiama Michaud, in un evento gassoso. Michaud ha scritto questo libro importante, L'arte allo stato gassoso, in cui sostanzialmente si dissolve l'opera d'arte con un grande rischio di trasformare l'arte in un evento sociologico non troppo diverso dalle manifestazioni delle ONG, dei sindacati, dei gruppi politici di estrema sinistra. Ecco, quando l'arte rinuncia alla propria specificità, secondo me commette un errore enorme. Ma i rischi più grandi, secondo me, consistono nel fatto che talvolta alcune forme di arte politica assegnano una assoluta importanza ai contenuti, alle informazioni, a quella che Adorno chiamava la fatticità, e in questo modo è come se dichiarassero che l'arte non basta più a se stessa. Ecco dunque che ci sono alcuni inciampi molto frequenti nell'arte politica, il rischio del pedagogismo, il rischio del puritanesimo, una sorta di, io nel libro parlo di impegno prêt-à-porter, la mania del politically correct, la mania anche dell'estetizzare il dolore. C'è un rischio assolutamente molto frequente anche in un autore che io ho studiato a lungo come Ai Weiwei,
Tra l'altro mi permetto di segnalare agli ascoltatori sul sito di Einaudi c'è un approfondimento dedicato ad artivismo con 5 video inediti ispirati a questo libro realizzati proprio dai Weiwei, da Michelangelo Pistoletto, da Alice Pasquini, da Mimmo Paladino e da Hans Ulrich Obrist. A fronte di questo io immagino, ed è il tema a cui ho dedicato l'ultimo capitolo del libro, immagino una reazione a questi rischi. Perciò parlo di controdiscorso dell'arte politica. Professore, dal suo punto di vista, alla luce di quello che lei ha scritto nel libro e che ci siamo anche detti finora in questa chiacchierata, quando è che l'arte politica riesce davvero a raggiungere il proprio obiettivo? Le rispondo con un paradosso. Secondo me l'arte politica più alta è quella fatta dagli artisti impolitici, ovvero degli artisti lontani da un immediato atto politico. A me piacciono soprattutto quegli artisti, e nel libro ne dedico la parte conclusiva del libro a personalità a cui tengo particolarmente, da Kiefer a Kentridge, da Boltanski a Kadishman, da Vic Muniz a Farocchi, da Jeff Wall a Shirin Eshat, per citare i nomi che affronto, che studio nella parte conclusiva del libro. Sono artisti impolitici, ovvero che costruiscono opere che si pongono sempre a metà strada tra verità e arbitrio, tra realismo e simbolismo, tra adesione alla realtà e alla cronaca e distanziamento. Ovvero artisti che, e qui cito una frase che amo molto di Claudio Magris, che vogliono combinare, coniugare, far convivere la scrittura diurna con quella notturna. La scrittura no diurna è quella appunto legata alla realtà, alla cronaca, ai fatti. La scrittura notturna è quella legata alle ragioni dello stile. Ecco, vede, io sono profondamente convinto che esista una enorme differenza tra l'arte e il giornalismo. Il giornalismo deve aderire ai fatti, l'arte non si pone mai di fronte, ma sempre di lato rispetto alla realtà, rispetto alla cronaca. L'arte è una forma di controinformazione. Avrebbe detto Philip Roth, l'arte è una forma di controvita. A me interessano perciò gli artisti impolitici che non dicono la realtà è questa, ma si interrogano su che cos'è la realtà, che cos'è quel che sta accadendo oggi e riaffermano il diritto all'opacità. E si prendono il lusso di attraversare la cronaca e far vedere i lati più oscuri del visibile. L'arte, ecco, se le devo dire la verità, io credo che l'artista riesca a dire quello che il presente tace e abbia la capacità di attraversare le forme del visibile. Ecco, soprattutto senza dimenticare che l'arte non può non assegnare una centralità alle ragioni dello stile, alle ragioni della forma. Ecco, se l'arte non fa questo, rinuncia a se stessa e in qualche modo si dissolve nelle forme del giornalismo. Di fronte all'apocalisse sociale e ambientale a cui stiamo assistendo, ci sono degli artisti che, pur dotati di una grande sensibilità civile, non hanno trovato posto nella sua cartografia dell'arte politica del XXI secolo, perché hanno scelto il silenzio, che, come scrive lei, dinanzi al male si ritraggono. Lei conclude così questo suo libro e parla di questo come la meta ultima della testimonianza e cita, in proposito, Ossi di Seppia di Montale. Devo dire, ho riflettuto a lungo sul fatto che esiste un'arte politica immediata, frontale, esiste un'arte politica, quella che a me interessa molto di più, che sceglie le vie della lateralità, che si misura di scorcio rispetto al mondo e ai fatti della cronaca. Prima citavamo Picasso, citavamo Fautrier. Sono quelle le figure che a me interessano, appunto che guardano in maniera deviata la storia. E poi ci sono gli artisti che di fronte a alcuni eventi
non riescono a produrre immagini. Non sono artisti che rifiutano l'impegno politico, sono artisti il cui gesto silente non è il gesto di chi abbraccia la diserzione. Ma sono artisti che in fondo prendono atto che talvolta è impossibile dire l'indicibile. È impossibile, avrebbe detto Giorgio Agamben, attestare l'inattestabile. Dunque è meglio sigillare le labbra, non produrre immagini. E io concludo il libro riprendendo dei celebri versi di Montale quando parla di ciò che non siamo, ciò che non sappiamo. Ecco, io credo che in questo non ci sia un rifiuto dell'impegno politico, ma ci sia anche l'incapacità di generare immagini, di generare visioni. Mi permetto di ricordare quello che mi ha colpito molto durante la vicenda del primo lockdown. In quei mesi la lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera mi aveva sollecitato invitando alcuni artisti a realizzare delle immagini che, diciamo, per accompagnare un romanzo scritto da alcuni importanti autori italiani ispirato a quei mesi tragici. Bene, io ricordo di aver sentito diversi artisti e molti di loro mi avevano detto: guarda, il trauma è talmente grande che non riusciamo a misurarci con esso. Ecco, questa non era un rifiuto, ma era una consapevolezza dell'impossibilità. Nel suo libro, professore, che è un libro non soltanto da leggere, secondo me, ma anche da vedere, almeno io l'ho letto in questo modo, perché ovviamente tantissimi degli artisti che lei ha citato nel libro non li conoscevo, quindi è stato un piacere magari andare nel contempo anche su internet e cercarli, scoprire le loro opere principali, le loro caratteristiche, quindi una lettura davvero impreziosita da questi riferimenti che sono anche collegamenti col mondo della letteratura e sono davvero tantissimi. Una cosa mi ha colpito: nel suo libro c'è tanto Pasolini, forse anche lui è stato un artivista, perché alla fine cambia solo il mezzo di espressione, nel suo caso è stato principalmente il libro, ma la vocazione politica, in un senso o nell'altro, è la stessa. Allora anche gli scrittori sanno essere artivisti? Ma guardi, le dico, in realtà l'ora lunga di Pasolini si allunga, si è diffusa sulle pagine del mio libro. Non a caso io, con un omaggio a Pasolini, ma con l'omaggio che a Pasolini ha dedicato Fabio Mauri, con un'opera importante intitolata, non a caso, Intellettuale. È un'opera fondamentale nel quale sul corpo di Pasolini veniva proiettato il Vangelo secondo Matteo. E la conclusione del libro, invece, sul tema dell'impossibilità di dire, accoglie un riferimento per me prezioso al destino incompiuto di Petrolio, dell'ultimo libro di Pasolini. Probabilmente era talmente il trauma che ha costretto Pasolini oltre che la vicenda tragica della sua morte, ma lo ha costretto a non completare quel romanzo che resta, secondo me, tra i libri più importanti del secondo Novecento. Ma l'aspetto che mi ha colpito è che l'idea dell'artista come intellettuale nasce, cioè trova un punto fondamentale nella figura di Pasolini, ed è in qualche modo ripresa da tanti autori contemporanei. Certamente ci sono tanti artisti, mi è capitato di scriverne qualche settimana fa sulla lettura del Corriere della Sera, ci sono tanti artisti che hanno dedicato omaggi a Pasolini, proprio è come se avessero cercato di, in questo modo, di riaffermare quasi la propria origine, cioè il proprio provenire da Pasolini e da quell'idea dell'intellettuale che si sporca le mani con il fango della realtà, che sceglie di entrare dentro il corpo più madido, più traumatico, più perverso del mondo e che non si pone in una condizione idealistica rispetto alla realtà. Bene,
Però certamente oltre a questo Pasolini è stato, devo dire, forse oltre a essere stato probabilmente il più grande poeta civile, come ricordò Alberto Moravia commemorando il giorno della sua morte, ma accanto a questo Pasolini ha avuto ha assegnato un'assoluta centralità alla corporeità. Sarebbe tutta una storia da scrivere quella deluso che Pasolini ha fatto del suo corpo fino a essere immolato, e la sua morte è quasi un atto sacrificale, finale e tragico. Però credo che esista tutta una dimensione deluso proprio che collega direttamente Pasolini certamente agli artivisti, ma anche a tutta la tradizione della body art del secondo Novecento. E quindi è esistito un po' un Pasolini cineasta, è esistito un Pasolini opinionista, scrittore corsaro, drammaturgo, grande poeta, ma è esistito anche un Pasolini che ha dato vita a una forma involontaria di body art. Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio tanto il professor Vincenzo Trione per essere stato con noi e per averci guidato alla scoperta del mondo dell'artivismo, di questa nuova forma di arte politica che ci aiuta a guardare meglio, con una consapevolezza diversa, il nostro presente e la speranza che partendo anche da questo si possa cambiare il nostro futuro. Grazie, professor Trione. La ringrazio molto, Marzia. Io ringrazio gli ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima puntata.